Bentornati cari amici, in questo nuovo video mi trovo a Verona e precisamente vicino a Castelvecchio e andrò a spiegarvi come creare un video direttamente online utilizzando Canva. In questa maniera non avrete bisogno di installare nessun software. Allora siete pronti? Sigla! Cominciamo! Andiamo su www.canva.com e registriamoci o effettuiamo l'accesso. E nella sezione Cosa vuoi creare, scegliamo video. Compariranno sotto vari formati video tra cui scegliere. Io opterò per il classico formato orizzontale in 16 noni. Nella colonna di sinistra compariranno subito tutti gli elementi che potremo utilizzare nel nostro video. Abbiamo per esempio tanti modelli tra cui scegliere, divisi in gratuiti e a pagamento. Per utilizzarli ci basterà trascinare il modello direttamente nel nostro progetto e premendo sul play potremo vedere in qualsiasi momento come sta uscendo il tutto. Se non ci dovesse piacere o se volessimo annullare l'ultima operazione, ci basterà premere sulla freccia che va verso sinistra. In questa maniera potremo optare per un altro modello video o personalizzare il video completamente da zero. Continuando a esplorare la colonna di sinistra, troviamo gli elementi, facilmente ricercabili nella barra di ricerca e trascinabili nel progetto, come abbiamo fatto con i modelli. Possiamo scegliere tra tantissimi stili di testo, oppure nella sezione sfondo potremo cambiare facilmente il background del nostro progetto video. Il tutto non solo scegliendo tra i colori preimpostati. Continuando poi, abbiamo la sezione emoji e la possibilità di caricare un nostro logo. Ora, dopo una rapida occhiata all'interfaccia, tornerò nella sezione elementi e cercherò tra gli elementi mare un contenuto gratuito da inserire nel nostro progetto video. Il bello di Canva è che non troviamo solo immagini statiche, ma anche video e GIF. Inserito l'elemento, possiamo andare a cambiare il suo allineamento utilizzando il comando posizione, modificare il volume o toglierlo del tutto, scegliere l'opacità diminuendo la trasparenza e andare a cambiare l'inquadratura zoomando o rimpicciolendo l'elemento. Possiamo anche decidere di diminuire o aumentare la durata di un elemento stringendo o allungando i suoi bordi e in diretta potremo vedere quanta sarà la sua durata effettiva. Inoltre, posizionando il cursore all'interno dell'elemento e premendo poi sui tre puntini al lato, potremo andare a dividere l'elemento in più parti utilizzando il comando dividi. Qualsiasi elemento potrà essere eliminato utilizzando il cestino in alto a destra. Se i media nel progetto cominciassero a essere tanti, oltre a poter modificare la loro durata come ti ho mostrato, potrai andare a utilizzare l'orologio che è al centro, che, oltre a lasciarti modificare la durata dell'elemento selezionato, ti permetterà di modificare quel tempo per tutti gli elementi presenti nel progetto. Per farlo dovremo cliccare su Applica a tutte le pagine. Se poi non ci dovesse piacere l'ordine degli elementi, possiamo spostarli a nostro piacimento sulla timeline nella posizione desiderata. Oppure, utilizzando i tre puntini su un elemento, potremo duplicarlo tutte le volte che vogliamo. Un video fatto di foto e clip in successione può non essere il massimo. Rendiamo il tutto più dinamico premendo sul più tra gli elementi e scegliendo una tra le transizioni presenti su Canva. Oltre ad avere un'anteprima sulla destra, potremo anche decidere di modificarne la durata. Se nel progetto che stiamo creando volessimo aggiungere foto e video personali, andando in caricamenti e poi su carica contenuti multimediali, potremo aggiungere dei media dal nostro smartphone o dal nostro computer. Gli elementi su Canva sono personalizzabili in tanti aspetti. Guarda ora, vado a inserire quest'aereo sul video e oltre a poterlo ruotare, rimpicciolire e posizionare dove voglio,
potrò andare a cambiare il colore delle sue parti. Con il comando taglia potrò andare proprio a ritagliare l'immagine, eliminando eventuali parti superflue, mentre con animazione potrò inserire facilmente degli effetti simpaticissimi. Chiaramente non manca nemmeno la possibilità di aggiungere un testo nel nostro video. Andando nella sezione testo avremo tanti stili tra cui scegliere e potremo selezionare un carattere, cambiare il colore, applicare un effetto o inserire un'animazione, come per gli altri elementi. Un'altra funzione comoda è il bloccaggio di un elemento, che può essere utile quando vogliamo che un elemento non venga più spostato o modificato. Clicchiamo su di esso, poi sui tre puntini e infine sul lucchetto. Da come si può vedere, una volta applicata questa opzione, l'elemento sembrerà tutt'uno con lo sfondo. Possiamo comunque sbloccarlo in qualsiasi momento, cliccando su di esso e poi sul lucchetto chiuso. Per raggruppare degli elementi, invece, dovremo innanzitutto selezionarli e poi premere su raggruppa. In questa maniera potremo spostarli e fare tant'altro in contemporanea. Cos'altro manca? Ah, ecco, un buon video che si rispetti ha bisogno di una musica di sottofondo. Potremmo inserirla sia da caricamenti, oppure andando negli elementi e poi su audio, potremo scegliere una tra le tante musiche presenti su Canva. Il brano posizionato nel progetto potrà essere allungato o accorciato e spostato dove vogliamo, in modo che siamo noi a decidere quando il brano dovrà iniziare e terminare. Utilizzando l'icona del suono in alto a destra, potremo diminuire il volume del brano in modo da farlo adattare meglio al video. Continuiamo a lavorare e revisionare il nostro video fino a che, una volta soddisfatti del risultato, siamo pronti a esportarlo. Per farlo, premiamo su Scarica in alto a destra e controlliamo che tra tipo di file sia impostato video MP4. Clicchiamo infine su Scarica e nel giro di qualche secondo il video sarà esportato sul nostro computer o sul nostro smartphone. E cos'altro aggiungere? Come sempre, spero che questo tutorial ti sia stato utile e di essermi meritato un like. Io ti aspetto nella prossima guida. Ciao!